proprio anche oggi è andata così. Siamo partite bene, ma nel senso, perché la voglia di vincere c'è, ce l'abbiamo e tutto, e poi non so, secondo, terzo, quarto abbiamo aumentato un po' gli errori, e sicuramente queste qua sono tutte squadre che o giochi a mille sempre oppure... Dobbiamo credere più in noi, ma capito, quando arriviamo al 22-18 per noi e iniziamo a sbagliare, fare errori un po' sciocchi, poi dobbiamo tenere la testa alta e spingere, e quindi è questa la cosa, la chiave per venirne fuori. Cioè, noi siamo consapevoli di quelle che siamo, di come siamo, e siamo una buona squadra e possiamo giocarcela con tutte. Il problema è che dobbiamo limitarci un po' sugli errori e su queste cose, perché di per sé facciamo i punti per noi, belli, e poi facciamo anche per loro. Quindi capisci ben che la combo non funziona. Diciamo che quando sei in ricezione vuol dire che parti già con un deficit, e quindi il fatto che magari non si riesce a buttare giù la palla subito, per esempio loro hanno difeso molto oggi, questa cosa qua ci ha innervosito secondo me, ecco. Quindi vabbè, dobbiamo lavorare, va. Cioè, l'unica cosa è dobbiamo lavorare bene in palestra, spingendo e tenendo la testa il più libera possibile per poter spaccare. Per noi è un piacere giocare qui in casa, perché abbiamo un pubblico bello, caloroso. Ovvio che d'altro canto hai il pubblico caloroso, e quindi cerchi sempre di voler far spettacolo, di far vedere chi è veramente il volano, e questa cosa a volte lo strafare o il voler a tutti i costi dimostrare anche agli altri che facciamo una bella pallavolo, a volte ci penalizza. Il fisico, spingi se hai il fisico che va, se non hai il fisico che va non spingi, quindi dobbiamo anche dedicarci a quello, dobbiamo dedicarci bene alla parte di preparazione e curarci se qualcuno ha qualche acciacco, poi adesso con tutte le influenze diciamo che anche quello si mette, però come noi in tutte le altre squadre, quindi sicuramente non è un alibi questo, ma anzi dobbiamo spingere e lavorare bene. Sì, cioè mi sento a casa, alla fine il volano mi ha preso l'anno scorso, ma tenuta quest'anno, e quindi io sono contentissima. Però l'obiettivo di quest'anno sicuramente è alto, quindi dobbiamo macchinare.